benvenuti a Strada Facendo. Inizia qui il nostro viaggio che ci condurrà a conoscere i vari servizi offerti dalle aziende pubbliche di servizi alla persona presenti sul nostro territorio. In occasione del convegno sulla responsabilità sociale nelle strutture residenziali per anziani, andremo ad incontrare l'assessore Marta Stocker e i rispettivi direttori e presidenti delle associazioni UPIPA ed ARPA. I servizi offerti agli anziani mirano oggi alla qualità, il principio su cui si basa la legge varata dal Consiglio regionale del Trentino Alto Adige nel 2005 ed entrata a pieno regime nel 2007. È una legge di riforma che ha visto trasformare le IPAB, le cosiddette istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in aziende pubbliche di servizi alla persona. Assessore, quali sono stati gli intenti che la riforma regionale ha portato sul nostro territorio? Noi abbiamo previsto in questa legge la possibilità per tutte le IPAP di una volta di diventare o aziende pubbliche o aziende private. Nel Trentino la scelta è stata quella di trasformare tutte le IPAP in aziende pubbliche. Comunque, quando una IPAP diventa azienda, logicamente è sottoposta a altri controlli, è sottoposta logicamente anche una amministrazione un po' diversa, e senz'altro adesso non è più così che uno può avere un bilancio dove può chiedere un contributo se ha una perdita alla provincia, ma deve avere un bilancio, diciamo, equilibrato, e questo è anche una sfida, è stata una sfida per tutte le aziende. Una sfida per le aziende che a seguito della riforma hanno assunto autonomia patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. In questa prospettiva le nuove aziende possono intervenire con modalità imprenditoriali garantendo servizi ad alto livello a costi contenuti. Tutte le aziende dopo questa riforma logicamente hanno puntato tanto sulla qualità. Non è che prima non era così, però come azienda ancora sono più sotto, diciamo, controllo, sotto controllo anche da parte degli ospiti, ma anche dei familiari, però anche dalla parte della pubblica amministrazione. Però comunque anche di loro volevano in quel momento, quando sono diventate aziende, puntare tanto su questa qualità. Tutto questo ha rafforzato gli aspetti qualitativi ed ha stabilito una dimensione di rete con le altre realtà. Questa riforma evidenzia soprattutto la gestione amministrativa, risponde ai criteri di efficienza e di oculatezza. Il settore delle residenze sanitarie e assistenziali è stato dunque completamente trasformato. Oltre all'autonomia, queste nuove aziende hanno ottenuto personalità giuridica di diritto pubblico. Sono due i sodalizi presenti in Trentino Alto Adige che si occupano di tali realtà. Per quanto riguarda il Trentino, l'associazione UPIPA, acronimo di Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza. Per quanto concerne l'Alto Adige, l'associazione ARPA, Associazione delle Residenze per Anziani. Presidente, innanzitutto di che cosa si occupa in particolare l'associazione UPIPA? UPIPA è un consorzio di associazioni pubbliche di servizi alla persona che associa appunto enti pubblici ma anche privati come delle cooperative che si occupano di assistenza alla persona, quindi dalle RSA per anziani alla cura dei disabili presso alcuni istituti, nonché minori, formazione e housing sociale. Qual è la finalità primaria di questo sodalizio? È un momento di confronto innanzitutto e poi di unione nell'essere rappresentati, perché noi dobbiamo portare la voce non solo dei nostri soci ma soprattutto delle persone di cui ci prendiamo cura ai livelli più alti e quindi alla politica che spesso ha bisogno di sollecitazioni, anche se devo dire che in provincia di Trento effettivamente queste sollecitazioni sono sempre riscontrate. Presidente, in che modo opera l'associazione ARPA sul territorio? L'associazione ARPA lavora nel territorio dell'Alto Adige. Noi abbiamo 77 strutture, piccole, medie e grandi, che lavorano nell'ambito delle nostre vallate e nei centri
di Bolzano, Merano e Bressanone. E noi come associazione li aiutiamo nel lavoro odierno, nel lavoro di professionalità e di tutto il lavoro nell'ambito politico e nell'ambito tecnico che servono alle nostre addette strutture. Quali sono i servizi che proponete? I servizi sono vari, i servizi vanno dall'assistenza al tempo libero, alle programmazioni, ai servizi di contabilità, servizi di gestione e anche di formazione. Il 2012 è stato designato Anno Europeo per l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra generazioni. Si parla di invecchiamento attivo per promuovere una cultura che consenta di assicurare alla persona anziana un ruolo attivo nella società. L'invecchiamento della popolazione rappresenta un dato in continua crescita. È necessario perciò garantire un'assistenza adeguata e continuativa per migliorare le condizioni di salute e la qualità della vita delle persone anziane. Questa trasmissione si propone di mostrare 5 temi dedicati ai nuovi bisogni emergenti. Il nostro viaggio ci condurrà attraverso delle puntate monotematiche a conoscere una struttura del Trentino e una dell'Alto Adige, ritenute all'avanguardia in relazione all'argomento trattato. La prima puntata sarà dedicata ai nuovi bisogni emergenti, primo fra tutti le forme di demenza, patologie che provocano un notevole carico assistenziale per le famiglie. Ci occuperemo in particolar modo del morbo di Alzheimer. Per l'Alzheimer, una delle testimonianze importanti in Trentino è sicuramente il primo centro diurno specifico per l'Alzheimer, che è gestito dalla PSP Civica di Trento, e quindi vedremo come è stato impostato e come viene gestito. La residenza per anziani di San Paolo a Piano, che loro sono studiato una situazione in Svizzera che si chiama Sonnweiz, sono andati lì a imparare, a capire, diciamo, il metodo, come cercano di affrontare questa situazione, e loro secondo me sono riusciti molto bene a portare adesso questo in Alto Adige, prendere la tradizione altoatessina e poi, basandosi su questo concetto della Svizzera, di fare un vero e proprio concetto con la tradizione loro. Andremo poi a scoprire che cosa sono i servizi di sollievo, nati dalla necessità delle famiglie di avere dei momenti di supporto per non dover assistere l'anziano costantemente 365 giorni all'anno e 24 ore su 24. Per quanto riguarda invece i servizi di sollievo e la possibilità per le famiglie di avere un punto di riferimento nei momenti in cui devono tirare il fiato, direi l'azienda pubblica di servizi alla persona Città di Riva, che è stata una delle prime a introdurre questi servizi ancora quasi più di 10 anni fa. Andiamo a Bressanone, perché loro hanno la situazione che hanno 3 strutture, hanno una casa, una residenza grande, una media e una piccola. E diciamo, loro hanno fatto già tanti anni, hanno cercato di ampliare il servizio per i letti a breve tempo, dove i parenti a casa hanno la possibilità per una settimana, 2 settimane, fino al mese, di riposarsi, andare in ferie, di avere dopo di nuovo le forze per guardare il parente. Esistono nuove situazioni emergenti, spesso legate allo stato di coma prolungato di molte persone, dove particolare attenzione va riservata agli stati vegetativi e alle cure palliative. Esistono inoltre nuovi bisogni, si fa riferimento spesso ai borderline, dove il disagio psichico diventa un disagio complessivo dell'invecchiamento. Per quanto riguarda invece i nuovi bisogni e le nuove situazioni, vedremo sostanzialmente una situazione che riguarda proprio il borderline del disagio psichico e dei malati psichiatrici a Pellizzano, in Val di Sole, dove c'è una struttura che tradizionalmente si è specializzata per assistere anche queste persone nella fase dell'invecchiamento. Sì, lì la strada ci porta poi a Brunico, anche Brunico ha 2 strutture, una grande con 145 letti, una a 40 letti, e dove c'è la struttura grande, loro adesso hanno anche importato quel concetto dalla Svizzera, sempre di Sonnweiz, che si chiama Oasi, è una oasi dove le persone, diciamo che veramente negli ultimi tempi di vita, e dobbiamo anche capire che morire fa parte della vita, e loro sono riusciti molto bene a far capire che morire fa parte della vita.
A seguito della riforma regionale si registra un forte cambiamento sia dei servizi proposti che dell'utenza. Esiste infatti la possibilità di aprirsi al territorio attraverso dei servizi di tipo non residenziale rivolti agli utenti esterni. Qui il suggerimento è di vedere l'esperienza dell'azienda pubblica di servizi alla persona della Valle dei Laghi, che ha una serie di servizi innovativi aperti ai cittadini. Lì andiamo poi a Terlano, così che la residenza per anziani di Terlano, insieme ai due comuni di Terlano e anche Andrian, hanno studiato una situazione che vogliono capire la gente di questi due comuni, come loro si vedono quando sono anziani. La popolazione è stata invitata e poi in base a questo che la popolazione ha detto, noi vogliamo rimanere a casa in questa situazione, vogliamo avere degli alloggi protetti in quest'altra situazione, alla persona cerchiamo di dare proprio questo servizio che per lei è importante. Tratteremo le strategie di tipo non farmacologico, come la pet therapy, le attività culturali, la clown therapy e i servizi di animazione. Servizi nati dalla capacità di creare stimoli che abbiano valore terapeutico ma non su basi farmacologiche. Un servizio che crea il contatto con gli anziani, favorendo le varie forme di comunicazione. Vedremo l'esperienza della residenza Molino di Dro, una struttura molto piccola ma fortemente innovativa nell'offerta di una varietà di modalità di presa in carico e di cura degli anziani che lì risiedono. E lì andiamo a Bolzano, diciamo il nostro socio più grande con più di 450 letti, e loro negli ultimi anni hanno studiato questa clown therapy e hanno dei risultati molto, molto interessanti. Saranno queste le prossime tappe del nostro viaggio che ci condurranno a conoscere le trasformazioni nell'ambito delle aziende pubbliche di servizi alla persona, oggi luoghi di relazione e di crescita. Nella prossima puntata andremo nelle strutture di Trento e di Appiano per scoprire i servizi offerti relativamente al morbo di Alzheimer. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.